L'Etiopia. L'Etiopia è un paese affascinante, un paese di quasi 80 milioni di abitanti che si colloca purtroppo nel segmento dei paesi più disavvantaggiati. Ha un reddito pro capite di $340 all'anno, voi potete immaginare le condizioni di vita in generale. Quasi tutta l'Etiopia vive di agricoltura di sostentamento con pochissimo reddito, e nelle zone rurali effettivamente la vita è piuttosto stentata. Molte persone si trovano all'estero. L'Etiopia ha delle risorse naturali enormi che devono essere ancora valorizzate, a partire dalle risorse produttive agricole. È ancora un'agricoltura che non è meccanizzata, solamente in alcune regioni al nord ci sono delle piantagioni, soprattutto di piantagioni ad alta qualità tipo il sesamo, il caffè, che sono meccanizzate, altrimenti è tutto fatto ancora alla mano, è tutto fatto ancora senza mezzi di trasporto, e l'obiettivo del governo è quello di creare delle infrastrutture adeguate affinché si possano raggiungere i mercati, si possano raggiungere effettivamente delle produttività più alte di quelle che sono adesso. Le famiglie sono ancora con 6 componenti per famiglia, e questo crea anche dei problemi e delle pressioni demografiche molto importanti sulle risorse naturali. L'Etiopia è un paese della cultura millenaria. Voi tutti vi ricorderete di Lucy, Lucy che hanno trovato nella Rift Valley più di 6.000 anni fa. E Lucy adesso è in giro per l'America, il Giappone, perché effettivamente è il primo ominide che è stato trovato, e si dice che tutta la razza umana sia partita dall'Etiopia. La cultura etiope nasce e si crea e si sovrappone a tante altre nazionalità. In Etiopia sono venuti i greci, gli armeni, i russi, per un breve periodo gli italiani, e effettivamente questo lo riscontrate nella lingua, lo riscontrate anche nelle città. Per esempio, se vi andate a vedere Addis Abeba, ci sono alcuni quartieri che sono completamente ancora con le case greche, oppure ce ne sono degli altri con le case con infrastruttura tipicamente indiana, con i ballatoi, con i balconi, con il legno, con le strutture ancora tipiche che trovate in Asia. Quindi vedete che tutta questa profondità di cultura si trova ancora nella fierezza che ci hanno gli etiopi, nella maniera in cui parlano, camminano, parlano del loro paese. L'Unione Africana ha scelto l'Etiopia per la sua sede proprio per questo, perché l'Etiopia non è mai stata colonizzata, e quindi per decidere dove mettere la loro sede o dove stabilire la loro sede hanno deciso di metterla in un paese che non è mai stato colonizzato. E quindi qui trovate l'Unione Africana, trovate la Commissione Africana dell'Economia,
e trovate tante rappresentanze diplomatiche. UNDP si occupa di programmi di rafforzamento delle capacità governative a livello provinciale, regionale e anche programmi che rafforzino la provvigione di servizi sociali nell'educazione, nella sanità, effettivamente delle capacità che devono essere rafforzate perché c'è stato un avvicendarsi molto precipitoso nella storia dell'Etiopia e quindi questi programmi di formazione non sono mai stati fatti. Al periodo di Haile Selassie e dell'imperatore si creava una struttura molto feudale per cui non c'erano queste capacità di decentralizzazione e di strutture che potessero dare dei servizi soprattutto ai poveri. Durante il periodo terribile che hanno passato militare del Derg, effettivamente sono stati 17 anni dove il terrore ha imperversato nelle campagne, anche nelle zone urbane, quindi non si parlava di servizi per i poveri. E adesso, da quando questo governo è venuto al potere, dal 91, effettivamente ci sono stati dei grossi progressi nel settore dei servizi, soprattutto educazione, sanità, e anche se ci sono ancora dei problemi per raggiungere gli obiettivi del millennio. Che consigli darebbe a un viaggiatore che vuole scoprire l'Etiopia? Una domanda interessante, soprattutto di prendere tanto tempo. Perché l'Etiopia è bellissima al nord dove trovate le chiese nelle rocce, è un paesaggio molto arso con delle montagne che raggiungono anche i picchi di 3000 metri. Poi c'è tutta la zona storica di Lalibela e Gondar. Lalibela è una zona dove sono state scolpite nella roccia delle chiese di tre piani e sono veramente impressionanti, sono bellissime. Nella zona di Gondar ci sono dei castelli che potrebbero essere quelli che troviamo in Europa, che troviamo in Spagna, troviamo in Portogallo. E se scendete al sud, la zona cambia completamente, si riavvicina un po' a quello che potete trovare in Kenya, nella savana, con i pastori che girano per delle zone completamente abbandonate, allo strato brado, e li trovate tutto d'un colpo che attraversano la strada. Ha una regione anche verso il sud-est che si chiama Somali Region, che assomiglia moltissimo alla Somalia per i grandi spazi, per il deserto, con delle comunità nomade. E una regione fantastica, assolutamente unica, è la regione della Dankalia, che ha una depressione sotto il livello del mare di 150 metri, 50 gradi di giorno e di notte con un paesaggio lunare bellissimo. Questa la trovate verso l'est, quasi alla frontiera con Gibuti. Bravo!